stato soddisfatto di che, ma va bene anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa, chissà. Fratelli e sorelle, questa sera parliamo di libertà, questa sera, questo pomeriggio, che ora voi fate il vostro incontro di cielo. Parliamo di libertà. La libertà è un valore oggi molto di moda. Pensate quante canzoni hanno questa parola, in politica questa parola viene ripetuta di continuo. Mai come in questa epoca storica la libertà è un valore così tenuto in alta considerazione. Se voi prendete la società di 2-3 secoli fa, certamente non era così. Erano altri valori fondamentali, come ad esempio la giustizia. Oggi la cosa che più noi tendiamo a proteggere e desideriamo è la libertà. Allora facciamo un attimino un approfondimento per capire che cosa significa essere liberi. Facciamo un esempio. Forse essere liberi significa fare tutto ciò che si vuole? Ma allora, se essere liberi significa fare tutto ciò che si vuole, se io voglio di dare un cazzotto a una persona e non glielo do, non sono libero. Oppure veramente pensate che sia possibile che io sia libero e faccia tutto ciò che mi viene per la testa? È impossibile, cioè, a parte che finirei in galera in 3 mesi, in 3 settimane o in 3 giorni, ma farei un sacco di male e poi starei molto male. Allora alcuni dicono, sì, devi fare tutto quello che vuoi a patto che non fai del male agli altri, questa è la libertà massima che ti è possibile su questa società. Ma veramente voi pensate che sia possibile fare una cosa negativa che non nuoce ad altri? Mettete che io desideri di fumarmi uno spinello o di sniffare una pista di cocaina. Veramente voi pensate che così facendo non faccio del male agli altri? Semplicemente perché non mi vedono? Semplicemente perché dopo che l'ho fatto vado a letto? Questo non nuoce ad altri? Pensate al dolore che nuoce nel momento in cui mio padre e mia madre vengono a saperlo. O pensate a come questa azione mi chiuderebbe in un mondo egoista e modificherebbe le mie relazioni con tutti voi. Non esiste un'azione negativa che non fa del male agli altri. Può essere fatta in qualunque segreto, in qualunque grotta, in qualunque caverna, in qualunque scantinato, ma sicuramente farà del male. Allora, se io non posso essere libero, se essere liberi significa fare tutto ciò che si vuole, a patto che non nuoce ad altri, viene da dire che io non potrò mai sperimentare la libertà piena. Se essere liberi significa fare tutto ciò che si vuole, io non potrò mai sperimentare la libertà. Sarò costretto a vivere tutta la mia vita senza la libertà. Cerchiamo di andare più a fondo. Cerchiamo di uscire da questo vicolo cieco in cui ci siamo immessi e cambiamo la definizione di libertà e prendiamo invece quella che benissimo riassume Sant'Agostino quando dice ama e fa ciò che vuoi. Ama e fa ciò che vuoi. Fratello e sorella, se tu ami, puoi fare tutto quello che vuoi. Se il principio che regola la tua vita è l'amore, se in te dimora lo Spirito Santo, se tu sei tempio di Dio, se tu sei una vita per amare, allora potrai fare tutto quello che vuoi. Solo chi ama è una persona veramente libera. Cari fratelli, vi devo confessare che io non sono pienamente libero. Che io non sono una persona di quelle che ha solo desideri positivi. In realtà l'unico uomo che ha sperimentato in pienezza la libertà su questa terra, l'unico uomo che in tutta la storia dell'umanità ha vissuto pienamente libero è Gesù. È l'unico uomo che amava solamente, è l'unico uomo che non conosceva il peccato, è l'unico uomo che aveva solo desideri positivi nei confronti dei fratelli. E li ha sempre eseguiti con tranquillità,
ha sempre potuto dare libero sfogo a ciò che desiderava, perché il suo desiderio era amore. Dice il Vangelo, è Gesù che parla, in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete davvero liberi. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Se Gesù ci libera donandoci l'amore, riempiendo il nostro cuore con il suo amore e mettendo in noi come principio dell'agire l'amore, allora noi finalmente sperimenteremo la libertà di fare ciò che desideriamo e saremo veramente liberi. Che il Signore ci dia la grazia di invocare giorno e notte il suo Santo Spirito e che questo Spirito scenda su di voi abbondantemente affinché l'amore di Cristo dimori in voi e vi faccia sperimentare la libertà dei figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.